Oggi lezione di batteriologia sul Bacillus anthracis. Questo batterio gram positivo capsulato ha la particolarità di essere sporigeno. Le sue spore sono state utilizzate anche come arma biologica e in particolare sono state spalmate su delle lettere, queste lettere poi spedite e vista la grande resistenza delle spore si può utilizzare appunto questo batterio come arma biologica e contaminare qualsivoglia superficie. Il Bacillus anthracis presenta i seguenti fattori di virulenza: ha una capsula di glutammato che come al solito ha una funzione antifagocitaria, ha poi tre tossine. Le tossine vengono codificate dal plasmide PXO1, mentre la capsula dal plasmide PXO2. Le tossine sono il fattore protettivo, PA, che serve per legare i recettori cellulari, il fattore letale, lethal factor, che è una protease zinco-dipendente che agisce contro le MAP chinasi, causando quindi morte cellulare, e poi il fattore demigeno, che è un'attività di tipo adenilato ciclasica, aumenta quindi il ciclico MP e questo causa edema. Il PA si combina con le altre due tossine e la combinazione di queste ha poi un'attività che dipende dalla tossina con la quale il fattore protettivo si è combinata e sono queste a dare la patogenesi. Quali sono quindi le malattie a cui si associa il Bacillus anthracis? L'antrace o carbonchio è una malattia che può prendere tre forme. Di solito interessa gli erbivori, ma l'uomo, specialmente a causa di rischi professionali, può contaminarsi con le spore tramite tre vie d'entrata. Abbiamo la forma più comune che è l'antrace cutaneo, che causa una ferita nerastra, da cui viene il nome carbonchio, che di solito si risolve da sola. Ma nel 20% dei casi, non trattati, può evolvere a setticemia. Abbiamo poi il carbonchio d'inalazione, questa forma è più grave, ha uno sviluppo più lento e può sviluppare mediastinite emorragica con poi sepsi ed eventuale shock settico e morte in alcuni casi. Abbiamo poi il carbonchio gastrointestinale, questo è causato dal consumo di alimenti infetti, dalle spore, e anche questa è più rara del carbonchio da cutaneo. E può causare quindi disturbi gastrointestinali a livello della mucosa. La diagnosi avviene di solito tramite microscopia, infatti è un batterio molto facile da coltivare e si può distinguere al microscopio. In coltura non sempre produce la capsula, ma comunque è facilmente riconoscibile lo stesso e al giorno d'oggi si possono poi affiancare a queste metodiche di microscopia le metodiche di biologia molecolare, in particolare anche per distinguere le varie specie di Bacillus, e quindi l'uso della PCR. Il trattamento si avvale di chinoloni, doxiciclina e ciprofloxacina, in quanto moltissimi batteri al giorno d'oggi sono resistenti alla penicillina.